tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo sempre allo stand Huawei con MediaPad X2. Non è stato presentato ieri alla presentazione ufficiale di Huawei, ma è stato messo qui come prodotto nuovo perché non è mai stato visto nei nostri mercati in vendita. Veramente bellissimo. È praticamente un Mate 7 che lo riprende in tutto e per tutto, ingigantito. Quindi abbiamo un display da 7 pollici, IPS Full HD 1920x1200, veramente molto molto bello. Abbiamo un processore octa core e 2 giga di RAM, 16 giga di memoria interna, 3 e poi c'è la versione 3 giga di RAM con 32 giga di memoria interna. LTE si può utilizzare anche come telefono, come potete vedere abbiamo la capsula auricolare e una batteria da 5000 mAh che, come ci hanno detto, dovrebbe permettere un utilizzo praticamente da tablet oltre a essere un telefono, quindi più di un giorno e mezzo di utilizzo abbastanza intenso. Siamo molto curiosi di provare questo dispositivo dall'eleganza veramente impressionante, poi questa colorazione oro è particolarmente bella e siamo curiosi anche di testarlo per la qualità hardware che non ci è stata spiegata effettivamente a fondo, ma avremo modo comunque di riprenderla in una recensione futura e di vedere bene di che cosa si tratta. Comunque Huawei sta lavorando tantissimo, come ci ha spiegato ieri stanno cercando di praticamente rubare il primato di Samsung, vogliono diciamo sfondare completamente, hanno puntato tantissimo sul wearable come avete visto e anche con questo tablet telefono sicuramente vanno a posizionarsi in una fascia di mercato molto interessante, piace molto agli asiatici, sono molti asiatici qua, piacciono i dispositivi grandi, devo dire che ha entusiasmato anche me, mi è piaciuto tanto Mate 7, anche questo dispositivo mi sta piacendo tanto. Se avremo modo poi di provarlo un po' più a fondo nei prossimi giorni qui al Mobile World Congress faremo diciamo una preview un po' più approfondita. Per adesso diciamo che è tutto, era giusto per mostrarvi questo prodotto. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio High Tech.